politica e di intenti perfettamente in linea. Vi dovete vergognare, questo in primis. Il secondo punto, smettetela di fare del teatro, perché oggi, a meno che sia un tentativo di inizio di stagione culturale della Camera, non ne vogliamo avere di queste prese di posizione, perché sono veramente ridicole e ledono la dignità dell'essere umano, non dei parlamentari. Grazie. Onorevole Presti Giacomo. Presidente, prego. Mi scusi, ma poco fa sono state pronunciate delle parole estremamente gravi da parte del collega Di Sel. Il nostro gruppo pretende delle scuse formali, perché la dialettica politica può essere anche aspra, ma non è ammissibile che in quest'Aula vengano formulate accuse di questa gravità. Lei ha detto che il centrodestra, quando ha governato per rimuovere la spazzatura da Napoli, ha fatto accordi con la Camorra. Questo non è ammissibile. Presidente, lei deve intervenire, deve chiedere al collega di chiedere scusa, altrimenti noi non vogliamo proseguire i lavori di quest'Aula. È inammissibile. Voi pensate a quarto, dato che stiamo parlando della Campania. Quindi, Presidente, o il collega chiede scusa o i lavori non possono andare avanti, perché noi iniziamo un'azione di ostruzionismo e questo decreto mettete la fiducia o non lo portate a casa. La ringrazio, onorevole Presti Giacomo. Onorevole Sisto, su richiamo al regolamento. Sì, Presidente, grazie. In stretta connessione con quanto giustamente osservato dalla collega Presti Giacomo, io richiamo gli articoli 58 e 59 del regolamento. Quando nel corso di una discussione un deputato si è accusato di fatti che ledono la sua onorabilità, io non credo che vi sia una differenza fra l'accusa di un deputato e l'accusa di un intero gruppo, perché dire che il centrodestra ha fatto accordi con la Camorra per smaltire i rifiuti è inaccettabile. Assolutamente inaccettabile. Allora l'articolo 58, ma in subordine, se l'articolo 58 non fosse ritenuto applicabile per la genericità, direi per la massificazione dell'accusa, io la prego, Presidente, ai sensi dell'articolo 59, di richiamare nominativamente il collega Zolezzi, perché ha pronunciato delle espressioni di grande sconvenienza nei confronti di un intero